Sono ufficialmente terminate tutte le festività natalizie e sono iniziati i lavori per smontare la ruota panoramica in largo Aldo Moro a Pesaro. La ruota è stata presente per tutto il periodo natalizio e ha diviso i cittadini pesaresi, suscitando non poche polemiche. Fatto sta che questa mattina, come prefissato, sono iniziati i lavori per smontarla e di conseguenza per liberare il piazzale. Alta 24 metri, con 18 cabine da 6 posti ciascuna, l'attrazione è stata dopo la torre la protagonista indiscussa del Natale pesarese. Oltre che un'opportunità per tanti turisti e cittadini di ammirare la città di Pesaro da un'altra prospettiva, la torre si è rivelata, secondo l'imprenditore, un successo in città. Niente, siamo stati contenti, la ruota ha avuto un bel successo, speriamo il prossimo anno di ripetere. I numeri sì, abbiamo avuto un buon riscontro, siamo stati contenti, siamo intorno da 0 a 10 a 7, perciò è andata bene. La posizione l'abbiamo trovata all'ultimo momento, però alla fine va bene anche questa. Certo che se eravamo in Piazza del Popolo era meglio. Volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale, il sindaco, i suoi collaboratori che sono stati molto disponibili. Ci siamo dati da fare per installarla all'ultimo momento, ma volevo ringraziare di cuore perché ci hanno accettato bene, anche la città ci ha molto ricevuto bene. Ecco.